due boccali, taverniere. Non siete di queste parti. Di questo angolo remoto? No. Prima e spero ultima volta. Ho sentito dire che la birra locale ha il sapore d'urina d'asino. Wow, le leggende non mintono. Niente rimborsi. Giurerei di riconoscere il tuo volto. Può darsi che tu abbia visto eco del mio destino nei tuoi sogni. È alquanto comune. Spesso vengo assillato dai miei ammiratori. Oh, è davvero lui! Sì, non ci sono dubbi, sei inciampata nelle increspature del mio destino. Sono alquanto famoso. Wow, Steven Seagal dal vivo! Ecco dove ti ho visto. Ma tu guarda, Steven Seagal, il famoso attore, nella mia taverna. Una birra offerta dalla casa, Steven, amico mio. Ma Steven Seagal non mi assomiglia affatto. Le sopracciglia di quell'uomo sono sottili e patetiche, non come le mie. E così l'ho tagliato in due, assieme a tutti i miei problemi. Scommetto che posso separare in due quello stupido pelo che hai sulla guancia. Lei mente! Già mai. Fatevi da parte, fichette. E tu, non muoverti. Migme! Oh, sembra che io abbia decapitato qualcuno. Oh, demone! Come facevi a sapere che fosse un demone? La mia intuizione è leggendaria. Oh, il pelo di costui è reciso in due! Yeah! Sì, ditelo ai vostri amici. Me lo vorrei davvero fare! Il mio nome è Great Destiny Man. C'è qualche problema, mia signora? Grey Destiny Man è stato in grado di identificare e sconfiggere la mia immagine. Dunque, è forte come dicono. Più forte. Per avere la sua testa, dovremo fargli visita di persona.